Riunione di pugilato al centro eventi e convegni di Subiano, Boxe Toscana e Umbria con l'organizzazione della Boxe Nicchi Arezzo. Prima parte dedicata al 4 Memorial Mario D'Agata. Primo incontro, quello tra Manuel Radicchi, peso chilogrammi 64, e Cristiano Rozas. Il tutto commentato per noi da Andrea Troianis. Vorrei ringraziare la presenza del sindaco di Subiano, Ilario Mancini, l'assessore dello sport, Luciano Dozzi, e il presidente della Pro Loco, Vasco Bobini. Ci hanno onorato la sua presenza il presidente del Comitato Regionale Toscano, che si è eletto proprio in questi giorni per il suo terzo mandato, grazie Pino Ghirlanda. Da non dimenticare, visto e considerato che è il suo memorial, abbiamo la famiglia D'Agata, la figlia, il genero e la nipote che è anche arbitro FPI. Credo e spero di non essere dimenticato nessuno, se l'ho fatto mi scuso, ma è il momento di entrare vivo nella serata. Ricordo che questa è un'interregionale. A tutti gli appassionati di pugilato, la più cordiale buonasera. Abbiamo lasciato l'intro ad Aldo Nicchi, l'organizzatore della serata, di questa bella serata di pugilato che prevede un match fra due regioni vicine, ma assolutamente e agonisticamente possiamo dire rivali, la Toscana e l'Umbria. Nostri atleti, ma sul ring vorrei anche il maestro Alessio Caggioli, Buonasera alla rappresentante della presentazione di Nicchi Toscana del team Umbro, del team toscano della Boxe Nicchi di Arezzo, dell'Umbria. Prima di iniziare che la serata vanta voglio numerose dire la posta in organizzazioni ingresso qui sulla consegnare il piazza di trofeo Subiano. al Continuiamo vincitore di ad una delle due ascoltare squadre, Aldo quindi il Nicchi maestro Caggioli con la in caso di presentazione vittoria della ti serata. darà il premio, il maestro Nicchi Santi ti darà il premio in caso di vittoria della regione Toscana. Iniziamo con primo incontro della serata, Radicchi Manuel, Boxe Nicchi contro Rozas Cristiano. Secondo match della serata, ricordo ragazzi di 15 e 17 anni, al peso 91 kg. Abbiamo Brito Davide Toscana contro Ceccarelli Marco. Terzo incontro della serata, Pazzini Federico Toscana contro Gomez Andres Umbria. Quarto incontro della serata, al limite dei 80 kg, Andrea Saltapali Toscana verso Migliorati Matteo Umbria. Quinto incontro della serata, pugile di casa, quindi il ragazzo che viene da Capolona, il nostro Jachin Sokol. Toscana contro Betti Marco, Mirko, mi correggo, no, mi correggo. Ultimo incontro della serata, per i dilettanti, Raudi Alessandro Box Mugello, Toscana contro Bertoldi Lorenzo, Umbria. Grazie a tutti, siamo pronti per partire, rimane su. Radicchi, Manuel Enrique e Rozas Cristiano. E come dicevamo, abbiamo preferito lasciare l'introduzione della serata ad Aldo Nicchi, la cui enfasi racconta il piacere con cui ha organizzato questa manifestazione.
in una piazza che ha saputo sempre rispondere in maniera estremamente positiva agli inviti della Box Nicchi, una piazza che evidentemente ha un gusto pugilistico piuttosto importante, una risposta sempre presente del comune e di tutta l'organizzazione affinché le manifestazioni della Box Nicchi possano essere sempre al top. Diciamo un'affluenza di pubblico estremamente positiva, considerando evidentemente anche il periodo dell'anno a ridosso delle feste. Una buona cornice senza dubbio. E adesso siamo veramente pronti, manca qualche istante per le preparazioni di rito e i controlli dei bendaggi e dei guanti a bordo ring, ma è veramente tutto pronto per l'avvio ufficiale a questa manifestazione. I pugili hanno fatto registrare un peso non superiore ai 64 kg. Mi sembrano effettivamente entrambi con una buona preparazione fisica alle spalle. E siamo partiti il primo incontro della serata. Parte subito con una certa enfasi, evidentemente più corto il pugile toscano, dotato di un maggior allungo invece l'umbro. Vedremo se e come il nostro pugile potrà evidentemente colmare questo gap. Una buona tecnica e un buon movimento sul tronco possono sicuramente permettergli di fare come suole dire, il match. Insomma, estremamente coriace entrambi, sia nel cercare di accorciare la distanza il nostro Radicchi, sia nel cercare lo sbarramento il pugile umbro. Buono adesso il gancio, un po' largo forse, ma viene effettivamente richiamato, ma un richiamo volante di nessuna importanza da un punto di vista di score. Poi ci addentreremo meglio nella terminologia tecnica e nella regolamentazione. Tanto buono il colpo di Radicchi. Ottima guardia quella del nostro, direi per il momento i colpi più puliti sono stati del toscano, anche se adesso un buon colpo alla figura che valuteremo poi in seguito se i giudici di bordo ring hanno rilevato dal punto di vista di punteggio. Adesso un altro colpo dell'umbro che va a segno. Comunque ottimo ritmo di entrambi i pugili. Adesso Dicchi si scompone un attimo, ma ritrova subito la sua scherma. Colpo, a mio modo di vedere, non completamente girato quello dell'umbro. L'arbitro non lo richiama in nessuna maniera, ma il match è sicuramente estremamente piacevole. Adesso Radicchi tocca benissimo sulla punta del mento. Un'uscita Rosas, un buon colpo. Sicuramente un match divertente. Ancora prova, ma è sempre lo stesso tipo di colpo che non può essere considerato punto, anzi degno di richiamo appunto. Stessa sorte per il colpo di Radicchi, però è ben chiuso Radicchi nella sua guardia. E Radicchi viene contato per quello stesso tipo di colpo che già tre volte aveva portato il pugile umbro ai danni appunto di Radicchi. L'arbitro ha ritenuto opportuno stigmatizzare la scherma di Radicchi, ma adesso evidentemente
esattamente quello che ci stavamo dicendo poc'anzi, il richiamo è stato effettivamente fatto anche al pugile umbro. Termina così la prima ripresa, che vede già un buon numero di colpi a segno per entrambi i pugili e due richiami, uno per parte, per lo stesso tipo di colpo. E comincia la seconda ripresa di questo primo match, Radicchi Rosas. Ricordiamo comitato umbro contro quello toscano, subito fortissima questa seconda ripresa. Ottimo livello agonistico veramente. Adesso bene il pugile umbro, Radicchi sta facendo quello che ritengo essere la sua miglior box, ovvero compatto nella guardia, mobile sul tronco, cercando di colmare la distanza che lo separa dalle lunghe leve di Rosas. Un piccolo cenno per chi non avesse dimestichezza con la tecnica pugilistica e soprattutto con la parte regolamentare di questa disciplina: il colpo deve essere tirato con la parte bianca del guantone, ovvero sul dorso all'altezza delle nocche, sostanzialmente, appunto contrassegnate con una vistosa banda bianca. Sono validi i colpi alla figura, al bersaglio grosso, come si suole dire, e al volto. Non viene considerato buono il caschetto da un punto di vista appunto di punteggio e score. Soffermiamoci un attimo su quello che era la problematica del primo round relativamente ai richiami ufficiali ottenuti dai due atleti, poiché hanno portato entrambi per più di tre volte, ritengo, il colpo con l'interno del guantone. Questo è considerato una scorrettezza, pertanto l'arbitro ha sancito un richiamo ufficiale che comporta la diminuzione di un punto nel cartellino. Il match è ancora agonisticamente teso, non hanno calato l'intensità, forse anzi hanno aumentato di qualche giro l'azione, perdendo forse un po' di lucidità, ma Radicchi sta facendo un grandissimo sforzo agonistico nel cercare proprio di colmare la distanza che comporta maggiore allungo dell'umbro, che adesso colpisce bene con un montante. Portano colpi comunque pesanti. Adesso bene ancora l'umbro con il diretto destro, sicuramente più schermitore, più pulito nella tecnica il pugile umbro, più fighter, più aggressivo il nostro. Ovviamente questo lo porta un po' a scomporsi, perché è una box sicuramente più dispendiosa da un punto di vista agonistico. Termina una seconda ripresa forse leggermente più caotica. Dicevamo, una seconda ripresa in cui forse i colpi più puliti sono stati portati dal pugile umbro, ma durante la quale il toscano ha sicuramente pressato e fatto vedere un'intensità agonistica interessante. Vedremo poi ovviamente i giudici come andranno a privilegiare, che tipo di box andranno a privilegiare. Adesso buono Radicchi col sinistro e mandando a vuoto poi l'umbro in replica. Quello che deve evitare evidentemente Radicchi è quello di buttarsi troppo sul colpo, cioè di colmare in maniera repentina la distanza senza evidentemente fare un'azione tatticamente più elaborata. Questo potrebbe essere l'arma a doppio taglio che con un buon tecnico come pugile umbro potrebbe sicuramente inficiare nella riuscita del match. Ma ancora fasi concitate, estremamente preparati
sia il Toscano Radicchi che l'Umbro Rosas si sono presentati senza nessuna concessione al rispettivo avversario. Adesso vuoto l'Umbro, bene però nelle repliche, e adesso Radicchi deve dare tutto perché sa probabilmente di essere qualcosina sotto in termini di score. Buona ancora la condotta di Radicchi. Ovviamente è la tenuta atletica direttamente proporzionale con il numero di colpi e il movimento portato dai rispettivi pugili. Radicchi ha speso tantissimo nel cercare appunto di avvicinare l'avversario per portare colpi utili a far punteggio. Radicchi adesso cerca lo scambio, prova il tutto per tutto, buono chiuso adesso, sicuramente non è semplice trovare la misura e una pulizia del colpo alla terza ripresa. Sinceramente dopo due riprese portati a questo ritmo e questa intensità. Ancora un richiamo volante, quindi non va a inficiare lo score in nessuna maniera. Adesso Radicchi è molto stanco. Termina il match, andiamo alla lettura dei cartellini per verificare il verdetto dei giudici di bordo ring. Complessivamente un'ottima prestazione quella di Radicchi, che dobbiamo dire ha trovato di fronte a sé un avversario sicuramente preparato e tecnicamente ben dotato. La cosa sicuramente che ha più sofferto Radicchi è l'allungo dell'avversario, che nella seconda parte del match ha dettato un po' i termini e l'andamento dello stesso. Manca davvero poco, credo, per la lettura dei cartellini. I giudici erano piuttosto decisi sulla loro compilazione, mi è sembrato di capire, per cui siamo già pronti. Vince ai punti Cristiano Rosa. E danno il verdetto in favore di Rosas. Come avevamo visto, forse tecnicamente superiore a Radicchi, anche se mi permetto di sottolineare l'intensità agonistica del nostro pugile, sicuramente da tenere d'occhio. Il pugile ha dato sicuramente di una buona scherma chiusa, coperta. Santino ha fatto un ottimo lavoro sulla parte tecnica.